Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochino in questo nuovissimo video. Innanzitutto scusate la voce un pochettino tappata, un pochettino nasale, ragazzi, però mi è venuto il raffreddore, tanto per completare il tutto, però vabbè, che ci possiamo fare? Non ci sto a credere. Che dire, ragazzi, che oggi vi porto un video un pochettino più riflessivo perché giusto stamattina appunto mi sono messa a riflettere su diverse cose, come a volte mi succede, e quindi volevo, come sempre, ragazzi, condividere queste mie riflessioni con voi. Il mondo è cambiato. Non è, penso, la prima volta che magari affronto un argomento del genere, però vedere, ragazzi, tante cose del mondo in cui ci troviamo oggi, della società in cui ci troviamo oggi, mi rende spesso triste e non poco triste, tra l'altro. Vivendo i giorni nostri, ragazzi, mi convinco sempre di più che personalmente parlando con la personalità e la testa che ho io, mi convinco sempre di più che sono nata nell'epoca sbagliata, che avrei dovuto nascere in altri anni. Perché quello che viviamo oggi, ragazzi, e quello a cui assistiamo oggi mi provoca, direi purtroppo abbastanza spesso, estremo fastidio. Insomma, mi ci faccio il fegato marcio, ragazzi, non poco, anche se molto probabilmente alcuni di voi affrontano le cose in maniera diversa e dicono: vabbè, è purtroppo quello in cui, insomma, il mondo in cui viviamo oggi è così che è, perché farti appunto il fegato marcio, insomma, fai finta di niente, passaci sopra. Quindi probabilmente molte persone affrontano così il mondo e la società di oggi. Purtroppo io, ragazzi, non ci riesco, quindi vedere dove il genere umano sta andando a finire, ragazzi, mi dà fastidio, davvero tanto fastidio. Perché ho detto, perché ho scritto nel titolo "Il mondo è cambiato"? Perché purtroppo, ragazzi, il mondo è cambiato. Sapete, di solito magari sono le persone di una certa età, quindi che ne so, dai, che magari arrivano ai 40 anni, ecco, per dire a certa età intendo ovviamente le persone più anziane, però sapete, magari si arriva a un certo momento della propria vita, che ne so, intorno ai 40-50 anni, in cui una persona arriva a dire: oh, quando ero piccolo io, ai miei tempi, le cose non erano così. Ma purtroppo, ragazzi, io non c'ho manco 30 anni, no? Io ho compiuto 28 anni a giugno. A manco 30 anni mi ritrovo a fare questi discorsi, cioè discorsi che magari dovrebbero fare persone che sono più avanti con gli anni, capite che vi voglio dire? Cioè, io mi ritrovo a 28 anni, quindi manco a 30 anni, fare ragionamenti del tipo: ai miei tempi non era così. Cioè, cazzo, ragazzi, non ho compiuto manco 30 anni e mi ritrovo a dire: ai miei tempi non era così. Cioè, non si sta parlando manco, capite, di un ventennio fa, perché giustamente io, per poter fare un paragone, mi riferisco comunque al massimo a 20 anni fa, perché da quando più o meno ho dei ricordi, no? Capite? Quindi quando più o meno uno nella propria vita comincia ad immagazzinare cose nella propria memoria. Quindi io direi che posso fare paragoni col mondo di 20 anni fa. È un ventennio, ragazzi, è poco, caspiterina. Non sono ovviamente pochissimi anni, perché comunque 20 anni sono 20 anni. Però io dico che, riguardo questo discorso su cui spesso mi fermo a riflettere, 20 anni sono davvero pochi per poter arrivare a dire di dover fare paragoni, ragazzi, fra il mondo di allora e il mondo di oggi. 20 anni sono niente. Quindi questo significa che c'è stato, ragazzi, un cambiamento così repentino nel mondo che ci circonda, nella società che ci circonda, che fa paura, ragazzi. Effettivamente è stato un cambiamento così rapido e veloce, e la cosa fa paura, perché mi chiedo: allora, fra 10 anni dove saremo? Ovviamente, ragazzi, come sempre, io non mi preparo discorsi quando faccio questi video, quindi il discorso può sembrare abbastanza sconnesso e vi chiedo scusa per questo. Però ritrovarsi a 28 anni, ragazzi, a dire "ai miei tempi, quindi 20 anni fa, non era così", direi che è molto preoccupante, perlomeno io lo considero molto preoccupante, perché, ragazzi, io penso che le cose hanno cominciato a, non so se dire rovinarsi, non lo so, perché magari alcune persone vedono questo ragionamento come esagerato, come estremo, però io direi che le cose hanno cominciato a cambiare, vabbè, dai, diciamo così, utilizziamo questo termine, a partire dagli anni 2000, ragazzi, dal 2000, perché
Io penso che ancora negli anni 90, più o meno, alcune cose forse potevano ancora salvarsi, più o meno, forse a partire dalla fine degli anni 90, quindi a partire dall'anno 2000, ragazzi, secondo me c'è stata una parabola discendente assolutamente spaventosa. Quando vi dico questo, ragazzi, a cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo a quello che è l'essere umano, perché la società è soltanto un riflesso di quello che è diventato l'essere umano, va bene, penso, sempre pareri puramente personali, ragazzi. Quindi, da partire dagli anni 2000, l'essere umano, ragazzi, ha avuto una parabola discendente assolutamente spaventosa. Io non so perché le cose hanno preso la piega che hanno preso e non so perché l'essere umano è diventato e dovuto diventare così vuoto, così superficiale. Non lo so, ragazzi, non so perché gli esseri umani sono dovuti diventare così, perché la società è dovuta diventare così. E cioè, ragazzi, quando sta bruciando l'Amazzonia, quindi sarebbe a dire la foresta amazzonica, ragazzi, uno dei polmoni del nostro pianeta, sta bruciando tipo da un mese, e poi al Festival di Venezia viene presentato un documentario sulla vita di Chiara Ferragni, che adesso non me ne vogliate, ragazzi, ma cioè, a che cazzo di livello, ragazzi, siamo dovuti arrivare per fare un documentario? Cioè, per rendere importante, cioè per far vedere che è importante il documentario sulla vita di Chiara Ferragni, che per l'amore del cielo, ripeto, non me ne vogliate, non me ne vogliano i suoi fan, cioè tutto quello che vi pare, una che si è fatta da sola, cioè, ma io non riesco a capire, ragazzi, questa chi è, che cosa ha fatto nella sua breve vita, perché tra l'altro è pure giovanissima, per far sì che venga presentato al Festival di Venezia il documentario sulla sua vita, quando una volta, ragazzi, si facevano i documentari sulla vita di persone che nella propria vita veramente avevano fatto qualcosa di importante e di significativo per il genere umano. Nel 2019 arriviamo a dover vedere, guardare il documentario sulla vita di Chiara Ferragni. Adesso io non è che sto facendo sto video per puntare nello specifico questo documentario, no, ragazzi, è soltanto, secondo me, uno degli infiniti aspetti di merda che ci sono nel mondo di oggi, secondo me. Quindi, cioè, quando alla gente non frega un cazzo che il nostro pianeta sta andando a merda, ragazzi, perché il nostro pianeta ormai è già andato a merda, quindi secondo me già siamo nella zona dell'irreversibilità. Quindi quando alla gente non frega un cazzo di questo, ma alla gente frega di vedere documentari, adesso togliendo quello di Chiara Ferragni, ragazzi, vedo la pubblicità quando accendiamo la TV la mattina, la pubblicità di un documentario dedicato al lusso, al sesso e a non so che altro, ragazzi, della vita, tipo a Milano, qua in Italia, cioè, ragazzi, ci sono personaggi, tipo fanno vedere tipo Gue Pequeno e altri personaggi altamente discutibili dello scenario italiano. Mi chiedo dove cazzo stiamo andando a finire, ragazzi, dove siamo andati a finire e dove andremo a finire, perché, cioè, non esiste, ragazzi. È assurdo, perché non, cioè, pure, non ve lo so dire, il concetto stesso di famiglia, ragazzi, è cambiato, cioè, le famiglie, secondo me, non, cioè, sicuramente ci sono tante ancora, per fortuna, ragazzi, famiglie come quelle di una volta, in cui i genitori cercano di insegnare le cose davvero importanti ai propri figli, ma vedo tante, purtroppo, ragazzi, famiglie che non sono più questo, in cui i genitori sono sclerati, sono schizzati, in cui i figli sono sclerati e schizzati di riflesso, in cui i genitori, sì, fanno i genitori, per modo di dire, ma non viene insegnato più niente, ragazzi, a questi figli, cioè non si insegna più niente, non si insegna più quali sono i valori importanti della vita, e non si insegna più l'educazione, ragazzi, perché, cioè, guardiamoci intorno, è spaventoso, va bene, spaventoso, vedo tanti bambini piccoli, ragazzi, bambini piccoli che non hanno la minima idea di cosa sia l'educazione, di cosa sia il rispetto, di cosa sia l'importanza dell'amore e dei sentimenti, va bene, no, vedo soltanto bambini che sembrano già adulti, che sembrano già vecchi, la cui sola priorità nella vita è, non lo so, quella dei soldi, quella del cellulare, quella dei social, quella dei like, dei followers, della visibilità, del fatto che
Tutti devono sapere chi sei, cosa cazzo fai e devi avere like per questo, capite ragazzi? Cioè, io adesso, vi ripeto, ho 10 miliardi di pensieri in testa e sto passando da una parte all'altra, ma vi giuro che non so in che mondo vivo e so solo che una volta non era così. Una volta non era così, adesso sì, potrà venire il solito a dirmi non dire frasi stereotipate del tipo si stava meglio quando si stava peggio, e potrei pure non dirla la frase, ma penso che sia così ragazzi, che effettivamente sia così, perché una volta non ci si faceva tanti problemi, vedete, cioè ci sono tanti aspetti ragazzi su cui si potrebbe stare a parlare per ore, c'è già solo il fatto di essere fissati su quello che si mangia, di essere attenti a quello che si mangia, e che ci può stare ragazzi, cioè ci possono stare tantissime di queste cose che sono state raggiunte nel corso degli anni, ci possono stare tantissime di queste cose. Io so solo che una volta non si era così stressati, non si era così nevrotici, non si era così schizzati. Si viveva più alla giornata, credo, e si viveva essendo contenti di quello che si aveva, invece adesso no, perché se adesso magari non sei in una situazione economica brillante, però diciamo che puoi vivere dignitosamente, no, ti devi fare il fegato marcio perché non puoi avere determinate cose, non puoi andarti a fare una determinata vacanza perché gli altri sì e tu no. Una volta, ragazzi, secondo me probabilmente c'era magari anche un minimo di questo agognare sempre, di mirare al meglio, non so, al di più, all'avere di più, probabilmente c'era anche prima, ma non così, non c'era in maniera così eclatante e non intaccava secondo me così tanto le personalità, le anime e la salute anche ragazzi, perché viviamo costantemente nello stress, ve lo giuro, costantemente attaccati all'orologio, costantemente attaccati al telefono, al cellulare, a internet, costantemente collegati al resto del mondo, ma si è poi in fondo così soli ragazzi, perché cioè pensiamo di avere tanto stando collegati a internet, stando collegati al resto del mondo, ma effettivamente non si ha niente ragazzi. Io ho letto pochi giorni fa di un paio di notizie di ragazzini, va bene, tipo di 14-13 anni che si sono suicidati perché non raggiungevano abbastanza like su Instagram, o perché, non so, non si riusciva a raggiungere una certa notorietà sui social. Cioè, ragazzi, è agghiacciante, va bene, agghiacciante. A che livello siamo arrivati? Non lo so. Io non riesco nemmeno a fare chiarezza nei miei pensieri, ragazzi. Ci sono così tante cose di cui vorrei parlare, ma non voglio nemmeno stare a parlare qui 40 minuti. Non so sinceramente nemmeno se riesco a spiegare quello che penso, quello su cui ho riflettuto, che è tristissimo. È tristissimo, ragazzi, viviamo in un mondo di apparenze. In un mondo così vuoto e ormai privo di qualsiasi emozione, privo di qualsiasi sentimento e di qualsiasi sensibilità. Una volta era diverso, ragazzi. Ripeto, non è che non credo che prima non ci fossero alcuni di questi aspetti di cui vi sto parlando, ma era diverso. Era diverso, si dava più importanza ad altre cose e si è svuotato tutto. Si sono svuotate le anime di qualsiasi cosa, veramente, ragazzi. Io più mi guardo intorno, più vedo il vuoto totale e vedo quanta importanza si dia ai soldi, quanta importanza si dia ai social, quanta importanza si dia alle mere apparenze, quanta importanza si dia ragazzi a cose che io trovo assolutamente inutili, stupide, vuote. Io non so perché, continuo a chiedermi perché siamo arrivati a questo. Perché l'essere umano è cambiato così? È cambiato in peggio, ragazzi. Perché secondo me siamo cambiati in peggio. Ci ritroviamo in un mondo in cui abbiamo tecnologie, in cui abbiamo la possibilità di vivere magari più in salute e invece ci si ammala. Ci si ammala spessissimo, invece si vive sotto costante stress, sotto costante pressione. Perché? Perché? Perché?
Non so a cosa miriamo, a cosa mira l'essere umano attualmente. Non lo so. Boh, siamo in un mondo in cui si fa qualsiasi cosa soltanto per avere un ritorno economico. Adesso io parlo ovviamente delle grandi cose, ragazzi, del mondo, tipo il cinema, tipo il mondo dei videogames, perché non so, pure lì c'è qualcosa che si è spento, ragazzi, non ve lo so dire, ma non so, mi sembra di ritrovarmi di fronte a cose fatte soltanto per avere un ritorno economico. Spesso non vedo profondità di sensibilità dietro le cose a cui mi trovo di fronte. Adesso io parlo molto generalmente, ragazzi, ma boh, non lo so, ragazzi, io vi ripeto, mi sembra soltanto di essere immersa all'interno di un grande vuoto. Per fortuna che comunque adesso qualcuno mi verrà a dire non fare di tutta l'erba un fascio, infatti assolutamente no. Per fortuna di sicuro, grazie al cielo, ragazzi, ci sono ancora brave persone, ci sono ancora persone vere, persone che credono che l'anima sia la cosa più importante, che credono ancora in determinati valori come l'amicizia, come l'amore, come il rispetto verso il prossimo e l'aiuto incondizionato, non lo so, ci sono ancora tante persone, per fortuna, che credono in queste cose e però io purtroppo intorno a me vedo più vuoto che altro, purtroppo. Ed è triste, ragazzi, quando ci si deve arrendere, no? Quando le persone ti vengono a dire ma dai, ma sì, purtroppo è vero, è così, però non ci si può fare assolutamente niente. Da un lato è vero, nel senso che purtroppo, ragazzi, se appunto la maggior parte delle cose è così, non ci si può fare assolutamente niente. Quindi non si può fare altro che assistere inermi al decadimento totale dell'essere umano e dell'animo umano. E trovo questa cosa tristissima perché si è perso tantissimo, ragazzi, col passare degli anni. Non so se l'essere umano ha toccato il fondo, non lo so, probabilmente ancora no, però cioè. Peggio di così, sinceramente, non voglio manco immaginare cosa potrebbe esserci. Ho paura, tanta paura, ragazzi, per quello che comunque ci aspetta un domani. Ho paura, sì, perché non ho neanche 30 anni, ragazzi, e mi ritrovo a fare questi discorsi. Magari questi sono discorsi che dovrebbero fare tipo i sessantenni, sapete? E che comunque hanno già vissuto la maggior parte della loro vita. Io sono appena all'inizio, effettivamente, e ho vissuto una piccola parte soltanto della mia vita. E mi ritrovo a dire che ho paura per il futuro. E ho grande paura, perché io penso che almeno altri 40-50 anni li dovrò vivere. E sinceramente non so cosa ci troveremo di fronte con che essere umano avremo a che fare. Non lo so, con che società, come si evolveranno le cose, se il pianeta dovesse tenere duro, ragazzi, perché purtroppo anche il mondo in cui viviamo, dal punto di vista, ragazzi, proprio della natura, è messo male e la gente se ne frega. E quindi, se sempre se il pianeta dovesse farcela, dovesse resistere, ho paura di quello che potrà esserci fra 40 anni, fra 30 anni, a questo punto, anche solo fra 20 anni o anche solo fra 10 anni. Sono molto scoraggiata, ragazzi, perché non so se l'essere umano potrà mai recuperare quello che ha perduto. E ripeto, peggio di così, ragazzi, al solo pensiero, rabbrividisco. Io penso di avervi annoiato anche per troppo tempo. E ovviamente aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Io vi chiedo di nuovo scusa, ragazzi, se il discorso è stato totalmente sconclusionato e sconnesso, ma quando si hanno tante cose in testa, il discorso poi prende questa piega. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Ciao.